Buongiorno ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video sui prodotti terminati del periodo, ne ho accumulati tantissimi negli ultimi mesi. Parto facendovi vedere l'ultimo prodotto che ho inserito in questo sacchetto e vi faccio vedere la crema viso che ho terminato proprio l'altro ieri. È di Fresh ed è la crema idratante alla rosa, si chiama appunto Rose Deep Hydrating Face Cream. Ed è un formato classico da 50 ml, come vedete boccettino totalmente svuotato, e questa è stata la mia crema idratante per il giorno degli ultimi mesi. Fresh è un brand che potete trovare da Sephora e questa crema qui in particolare mi è piaciuta moltissimo, appunto come crema giorno l'ho utilizzata. È una crema con una texture piuttosto leggera e di rapido assorbimento, ma questo non va assolutamente a inficiare il suo livello di idratazione. Difatti la pelle vi rimane bella, idratata, morbida e rimpolpata per diverse ore. Fresh è un brand piuttosto caro, io ho provato praticamente soltanto questa crema qui e mi è piaciuta moltissimo. Non la ricompro soltanto perché ho diverse altre creme già iniziate e altre ancora nuove da aprire, però mi è piaciuta veramente un sacco e sicuramente sono molto curiosa di provare anche altri prodotti di questa marca. Altro prodotto che ho terminato, questa volta siamo in ambito capelli, è questo shampoo di Giada Cosmetics ed è lo shampoo riflessante con erbe tintorie e acido ialuronico. Ha un profumo abbastanza delicato, non è troppo invadente e non è dolciastro, io però adoro i profumi dolciastri. Un ottimo shampoo, non ho notato chissà quale riflessi sui miei capelli, ecco. Ho terminato anche questo balsamo di Garnier Fructis che vi ho inserito anche nel video dei prodotti preferiti del 2020. Questo qui è l'Oil Repair 3, balsamo fortificante con olio di oliva, avocado e karité, e mi piace un sacco, capelli super morbidi, riesco a pettinare i capelli sotto la doccia anche senza doverlo per forza tenere in posa, cosa che devo praticamente fare con qualsiasi altro balsamo. Scusate, ma c'è Bagherino che sta giocando con un Chupa Chups che avevo in un PR package. Un altro motivo per cui mi piace tanto ovviamente è il prezzo, perché costa intorno ai 3 euro quando è scontato, 4 euro forse a prezzo pieno, e appunto mi trovo molto bene. Io utilizzo parecchio balsamo, una quantità abbastanza abbondante, perché ho i capelli molto sottili, non sono lunghissimi in questo momento perché li ho anche appena accorciati, ma hanno una capacità di annodarsi allucinante, e quindi ho sempre bisogno di prodotti che riescano soprattutto a disciplinarli e a farmi proprio sciogliere i nodi sotto la doccia. Questo qui, se non l'avete provato, provatelo perché secondo me merita. Poi, sempre in tema doccia, ho terminato anche questo bagno schiuma di Garnier Ultra Dolce. Questo qui era il bagno doccia ultra delicato con olio di rosa e sapone di Aleppo, e questo mi è durato tantissimo. Era un flacone da 500 ml che avevo trovato in offerta a 1 euro al Carrefour diversi mesi fa, e era una profumazione che qui nella mia zona non riesco mai a reperire. L'avevo provato così, giusto perché costava 1 euro e c'era tantissimo prodotto, e devo dire che mi è piaciuto un sacco. Io adoro i bagnoschiuma che profumano di rosa o di miele in generale, e questo qui ha un profumo piuttosto delicato, non è troppo forte e non ha una di quelle fragranze che sanno di rosa finta, di rosa chimica, che non mi piacciono. E appunto super consigliato, va bene secondo me anche per pelli delicate, perché appunto io ho una pelle super sensibile e non mi ha dato mai problemi di irritazione, nonostante io lo utilizzassi anche poi per la lametta, nel senso che vado a fare un po' di schiuma tipo sulle braccia, poi passo la lametta, e con questo prodotto la pelle non si irritava. Poi ho terminato questo campioncino barra mini size di questo contorno occhi di IT Cosmetics. Questa è la Confidence in an Eye Cream e illumina, ripara e trasforma il contorno occhi, c'è scritto, per tutti i tipi di pelle. Era un campioncino da 5 ml, mi è durato parecchio, devo dire, un mese mi è durato, sì un mese. L'ho aperto più o meno prima di Natale e l'ho terminato proprio in questo periodo, quindi un mesetto esatto, però per 5 ml ottimo direi.
Questa qui nasce come contorno occhi anti-age, ma nonostante io non abbia rughe, non abbia ancora l'età per utilizzare prodotti anti-age, mi sono trovata benissimo, perché solitamente i prodotti anti-age hanno delle texture piuttosto corpose e quasi spesse, quasi pesanti, mentre questa qui l'ho trovata super sottile, leggerissima e molto piacevole da applicare. E non voglio sbilanciarmi troppo, ma forse mi piace ancora di più rispetto al contorno occhi di Kiehl's, quello all'avocado, che è il mio contorno occhi da anni, ma devo dire che questo forse mi piace ancora di più. E appunto ha una texture molto sottile e basta una quantità di prodotto minima per riuscire a fare tutta la zona del contorno occhi, e mi piace molto l'effetto rimpolpante e nutriente che ha. Soprattutto in inverno io ho una pelle che tende ad essere un po' più secca, e vabbè, tra l'altro oggi ho provato un nuovo fondotinta e ho fatto la mia solita skincare routine, ma è troppo secco, quindi ho una base un po' strana, non mi piace tantissimo oggi, ma è la prima volta che l'ho provato, quindi devo forse provarlo con un primer in olio prima. Ho terminato l'ennesima confezione della cipria di Nabla, questa qui è la Close Up Smoothing Press Powder, colorazione light. Le riduco tutte così, questa non so che numero sia, ma ne ho finite veramente tante, ed è la mia cipria preferita da quando è uscita, quindi da ormai quasi 2 anni, credo. Ciao bagherino, mi è saltato in braccio. Saluta, guardate com'è cresciuto il piccolo pollo. Fai vedere il tuo musetto, fai vedere il musetto bello. Dovete sapere che ogni volta che registro qualcosa lui sta qui, e a parte che perde tantissimi peli in questo periodo. In ogni caso, stavo dicendo che questa è la mia cipria preferita da più di un anno ormai, e la compro e la ricompro. Solitamente aspetto che ci siano qualche sconto, qualche offerta, o sul sito di Nabla o su siti che rivendono Nabla. Tra l'altro Nabla la potete trovare anche da Sephora online, mi sembra, e è veramente top, provatela. Ho finito un altro balsamo barra maschera per capelli, e anche di questo prodotto non è la prima confezione che termino. Questa qui è la maschera di Garnier Fructis alla banana, di cui io amo follemente il profumo, perché non sa proprio di banana ma sa di yogurt alla banana ed è buonissimo. E la cosa che più mi piace di questo prodotto è che districa bene i capelli, li lascia belli lucenti, ma soprattutto i capelli vi rimangono profumati finché non li lavate di nuovo, sanno proprio di questo profumo pazzesco che è appunto yogurt alla banana, buonissimo. E inoltre sono 390 ml e tipo vi dura una vita, e mi piace molto. Questo qui è il mio preferito fra tutti quelli di questa linea, questo qui alla banana è quello che mi piace di più. Veramente molto valido, sia utilizzato come maschera pre-shampoo sia come maschera dopo lo shampoo. Io ad esempio lo utilizzo sempre come balsamo, quindi non lo lascio molto in posa perché io poi mi scoccio. Però ecco, anche utilizzato come balsamo, quindi senza minuti di posa, lo trovo molto valido. E tra l'altro ha un prezzo abbastanza basso, perché di solito costa intorno ai 5-6 euro un barattolone così. Sempre nel sacchettone ho pescato un altro balsamo uguale a quello che vi ho fatto vedere prima, quindi a prova che è uno dei miei balsami preferiti. Poi ho fatto questa maschera mani di Sephora all'avocado. Ce l'avevo lì nel cassetto delle maschere da un sacco di tempo e non l'avevo mai fatta perché sono un po' pigra, e tenere questi guantini per un quarto d'ora sulle mani, boh, non lo so, ho sempre rimandato. Comunque sia, avevo le mani piuttosto secche e l'ho fatta, ma vi dirò la verità, non è nulla di che, insomma è una coccola carina da fare la sera mentre magari guardate un film sul divano, ma non vi aspettate chissà cosa, chissà che nutrimento, chissà che riparazione, ecco. Questa volta invece ho terminato una maschera viso, e questa qui arriva dal Cosmoprof di 2 anni fa, si chiama Royal Valerian Brightening Mask. Non ho idea di che marca sia, era nella sezione Corea, e molto carina devo dire, una maschera illuminante, anche idratante. L'ho fatta una sera così che avevo la pelle un pochino spenta e mi è piaciuta, ma anche qui nulla di rivoluzionario. Maschera labbra, questa qui in idrogel,
dovrei averla tenuta all'interno per farvi vedere. Ok, no, è successo un paciugo all'interno, rimettiamo tutto dentro. C'è ancora un po' di siero e mi sta collando tutto sulle gambe. Comunque sia, dicevo che queste qui sono delle mascherine di Pathology in idrogel, ci sono sia per il contorno occhi che per le labbra. Sono molto carine da fare, nel senso che mentre applicate una maschera viso potete mettere prima la maschera labbra e fate due cose dimezzando il tempo, diciamo. È in idrogel, quindi non è in tessuto, aderisce bene alle labbra, ma quando la mettete ovviamente non potete parlare, altrimenti tende a scivolare. Idrata le labbra sul momento, l'effetto svanisce, però dopo circa una mezz'oretta che la togliete io insomma non noto che vada più di tanto ad idratare in modo prolungato le labbra. Di queste ne ho ancora qualcuna perché all'epoca avevo preso la confezione con diversi patch all'interno, ma ecco, se dovessi ricomprarle non le ricomprerei. Ho terminato poi un profumo, questo tra l'altro è uno dei miei profumi preferiti, è di Guerlain ed è questo qui, è il Mont Guerlain Eau de Parfum Floreal, però quindi non il classico, ed era un 50 ml, sì, questo qui me l'avevano ancora dato a un corso che feci da Sephora mille mille anni fa e l'ho terminato solo adesso. È un profumo molto buono, dolce, ma non troppo forte. Non sono andata a guardare le note, quindi non ve le so dire, ma mi piace tantissimo. Ecco, se cercate un profumo molto elegante, sofisticato, vi consiglio di andarlo a sentire in profumeria o farvi magari dare un campioncino. Ho terminato questa matita sopracciglia di Benefit, che è la numero 3 della Precisely My Brow Pencil. Questa qui è la matita sopracciglia che ormai utilizzo da tantissimi anni per andare a ridefinire la forma appunto delle mie sopracciglia e volendo creare qualche peletto qui all'inizio. Ha una parte con questo pettinino e dall'altra c'è la micromina, che in questo caso non esce più perché è proprio terminata, e la colorazione numero 3 è leggermente più chiaro in realtà dei miei capelli adesso, ma la utilizzo lo stesso per creare la base e poi vado con una matita un pochino più scura a fare dei peletti per andare a tonalizzare le sopracciglia e farle matchare meglio con i capelli. Trovo che queste matite qui di Benefit siano veramente molto valide e fra tutte quelle che ho provato sono le mie preferite in assoluto, perché hanno una giusta durezza barra morbidezza della mina e riuscite proprio sia ad essere molto precise ma anche a creare sfumature con questa tipologia di mina, e proprio questa in particolare ha appunto una durezza tale da permettervi di creare esattamente quello che volete. Il prezzo è un pochino alto perché costa 27,90 se non ricordo male, si trova da Sephora e vi consiglio di provarla quando ci sono gli sconti. Non ho propriamente finito, ma l'ho messa nel sacchetto dei finiti perché non ne potevo più di utilizzarla, questa crema viso di Origins che si chiama Make a Different Plus ed è una crema ultra ricca, idratante, diciamo come linea per prime rughe, e vedete ce n'è ancora un po' un fondino, ma mi ero veramente stufata di utilizzarla perché ha un odore che non mi piace per niente e personalmente io, se un prodotto ha un odore che mi dà fastidio, faccio veramente fatica a finirlo. A livello di idratazione mi trovavo bene, quindi diciamo ottimo prodotto a livello di formulazione molto leggera, si stende bene sulla pelle, non fa grumi, non fa spessore, non è pesante da sentire, però veramente questo odore, ancora a sentirlo adesso mi ha nauseato, è veramente fastidioso e lo trovo troppo forte per una crema viso. Quindi sostanzialmente lo boccio per il profumo. Ho messo nel sacchetto dei prodotti terminati anche questa palette viso di Pupa, si chiama Bronzing and Contouring All-in-One Powder Palette. E questa qui è una palette viso che ho utilizzato tantissimo in questi anni perché era super facile, compatta e pratica da portare in viaggio, cioè vedete, proprio super super sottile, aveva anche un bello specchio grosso e la trovavo appunto molto comoda e pratica da portare dietro o da lasciare in un'altra casa. Difatti questa qui la lasciavo sostanzialmente per un periodo, è stata a casa di mia mamma nel periodo in cui era ancora in trasferimento in questa casa tra virgolette, e poi è passata a essere la palette
che tenevo nella mia trousse che lasciavo a casa del mio fidanzato per quando andavo a dormire lì, e l'ho usata veramente tantissimo. Forse non si vede, ma quasi tutti i prodotti all'interno sono super scavati, hanno quasi il solco, l'illuminante è proprio bucato, e devo dire che è veramente molto bella come palette. Ve la consiglio tantissimo, non solo perché è molto pratica, ma proprio anche a livello di formulazione delle polveri mi piacciono un sacco. Pupa fa comunque degli ottimi prodotti, a mio avviso. Io mi trovo quasi sempre benissimo con i loro prodotti. In questo caso all'interno c'era una terra più fredda e un pochino più chiara, una terra più calda e più scura, l'illuminante è un blush sul pesca molto neutro, e secondo me è una palette super versatile, adatta a tantissime tonalità di pelle. Questa non so se sia ancora disponibile, ma so che Pupa ne ha fatte probabilmente altre versioni e ve le straconsiglio, sono veramente validissime. Altro balsamo della linea di Fructis, questa qui, Garnier Fructis Air Food, ecco, della linea Air Food, quindi come quella alla banana, questo qui era però alle bacche di goji. Questo ad esempio non mi è piaciuto particolarmente, perché rispetto a quello alla banana noto che districa molto meno, o comunque faccio più fatica a pettinare i capelli quando utilizzo questo prodotto. L'ho comunque terminato, aveva comunque un buon profumo, ma per me quello alla banana è insuperabile. Però ecco, si vede che li avevo presi quando erano in offerta, avevo provato anche questo. Ho terminato un altro contorno occhi, questa volta è di Oliveda, che è un marchio molto particolare con cui avevo fatto una collaborazione, mi sembra 2 anni fa, e questo contorno occhi mi è durato tantissimo. Vedete, è finito, ce n'è ancora un fondino, ma anche in questo caso mi ero stufata, perché io, ragazzi, ho questo problema che dopo un po' mi stufo. È veramente difficile che io finisca dei prodotti di skincare, di make-up ancora peggio. La cosa particolare di questo contorno occhi è che tra l'altro ha un formato strano per un contorno occhi, perché solitamente sono 15 ml i contorno occhi, questo qui è un 30 ml, quindi anche per quello che mi è durato così tanto. E devo dire, ottimo, ottimo contorno occhi. Questa qui era una linea con estratti di olio di oliva, sì, ed era anche in questo caso un anti-rughe, un anti-age, ma io appunto l'ho utilizzato tranquillamente nonostante la mia età. Anche in questo caso la formulazione era molto sottile, ricca ma non troppo, quindi non unta, e mi è piaciuto un sacco, però appunto dopo un anno che l'ho utilizzato mi sono stufata e ho detto apriamo un altro contorno occhi. In ogni caso ce n'è proprio un fondino ed è praticamente terminato. Ho terminato anche questa crema corpo di Rituals, si chiama Honey Touch, con rosa indiana e miele dell'Himalaya, totalmente finita, scavata, prelevato qualsiasi granello di crema rimasto, tra virgolette, e mamma mia che profumo, è veramente buonissimo. C'è il barattolino che ancora sa di crema, e adoro questa crema corpo. Non so se si trovi ancora, perché forse hanno riformulato, rifatto tutta la linea. Comunque questa qui mi piaceva e mi piace tantissimo. Vi fa proprio una sorta di effetto vellutante sulla pelle e vi lascia questo profumo che vi dura anche in questo caso per giorni, giorni e giorni se non vi lavate. Ovviamente se vi lavate poi va via. Però ad esempio io magari faccio la doccia la sera, metto la crema, e a parte che il pigiama poi sa di questa crema, ma anche tutto il giorno dopo, fino alla sera dopo, la mia pelle continua ad avere questa profumazione che non varia minimamente e non perde neanche di intensità. Oltre alla profumazione, mi piaceva tantissimo come crema post depilazione, perché andava proprio a idratare bene la pelle e soprattutto faceva questa sorta di effetto che vi dicevo prima, quindi effetto vellutante, setificante della pelle, che mi piaceva tantissimo. Sempre della stessa linea di Rituals ho terminato anche questa spuma da doccia. È praticamente un gel doccia che si spruzza così e vi fa la nuvoletta di prodotto, quindi è proprio una spuma, e mi è piaciuta anche questa un sacco. Il profumo è lo stesso della crema, quindi buonissimo, molto sensuale secondo me, caldo, avvolgente, ma allo stesso tempo c'è anche questa nota di freschezza che rimane anche un po' come se fosse, ricorda un po' qualcosa che sa di zenzero anche, e lo trovo buonissimo. A me fa impazzire questa profumazione, spero che non sia fuori produzione, perché fra tutti i prodotti di Rituals questa è la mia preferita,
ed è appunto con rosa indiana e olio di mandorle dolci in questo caso, quindi non c'è il miele ma ci sono le mandorle dolci qui. È un buon bagno schiuma, sicuramente se non fosse stato nel kit natalizio, ecco, questo non l'avrei comprato, mentre la crema è top. Ho terminato questo balsamo per doccia di Lush, si chiama Snow Fairy, ha un profumo anche in questo caso buonissimo, sa tipo di zucchero filato misto caramella, questo è veramente tanto tanto dolce, quasi nauseante, difatti non lo usavo sempre perché è un profumo che insomma vi deve piacere ed è veramente dolcissimo. È un balsamo corpo, quindi in questo caso come fosse una crema corpo da utilizzare però sotto la doccia e da risciacquare. L'ho utilizzato ogni tanto post depilazione, non mi fa impazzire, devo essere sincera, come prodotto il balsamo corpo, ecco, lo trovo un po' un nì, non perché non sia valido, ma proprio a livello di concetto, cioè io preferisco fare la doccia e mettere la crema dopo. Questo ibrido non mi fa impazzire, ma è totalmente un gusto personale. Ho terminato anche questo mega flacone di shampoo per capelli di Natura Siberica, anche questo risale al Cosmoprof di 2 anni fa, era appunto uno shampoo volumizzante ai fiori di Sant'Anna. Il flaconcione era da 480 ml, infatti mi è durato tantissimo e ho trovato molto comodo il fatto che avesse questo pump, così che io potevo lasciarlo lì sulla doccia e soltanto schiacciare. Mi piacciono molto i prodotti che hanno questo tipo di packaging e l'ho trovato molto valido, lavava bene i capelli, molto delicato, nel senso secondo me molto adatto a chi ha problemi di irritazioni cutanee nella zona del cuoio capelluto. Profumo delicatissimo e appunto lavava bene i capelli, l'unica cosa che notavo io è che quando utilizzavo questo shampoo non avevo chissà che volume ai capelli, però un piccolo difetto tra virgolette è che nonostante il balsamo che andassi poi ad applicare dopo facevo più fatica a districare i capelli, questo almeno è quello che ho notato io. Penso che questo video sarà eterno perché sono esattamente a metà sacchetto adesso. Allora, ho terminato di Bionova questo gommage viso al pompelmo e bambù e questo è un prodotto che ho terminato a fatica perché non mi è piaciuto molto, sono sincera. È vero che è bio eccetera, senza parabeni, nickel tested, senza siliconi, profumo naturale, tutto bello, tutto vero. Granelli troppo grossi, questo era il problema, che almeno per me era un problema. Granelli veramente troppo grossi, quasi fastidiosi sul viso, insomma non mi è piaciuto particolarmente. Ho terminato un altro shampoo per lavaggi frequenti, questo è di una marca sempre bio, si chiama L&O Bio, shampoo per lavaggi frequenti, delicato e nutriente con estratto d'oliva. Anche in questo caso ottimo shampoo per quanto riguarda il potere lavante, ma ho riscontrato lo stesso problema che avevo con quello di Natura Siberica, ovvero che quando utilizzavo questo shampoo o quell'altro, praticamente nonostante il balsamo che andassi poi ad applicare dopo, facevo molta più fatica a pettinare i capelli, a districare i nodi. E questo mi succede un po' in generale quasi con tutti gli shampoo bio. Ho terminato questa crema da doccia di Neve Cosmetics, si chiama Doccia Gianduiosa, questo mi è piaciuto tantissimo, ha una buonissima profumazione di gianduia ed è una sorta di bagno schiuma barra crema da doccia appunto, quindi ha una consistenza un pochino più idratante, un pochino più corposa, non fa schiuma, ma mi è piaciuta un sacco, lasciava la pelle super morbida e purtroppo non mi è durato tanto perché appunto non facendo schiuma tendevo ad utilizzare poi più prodotto, però ha un profumo divino. Ho terminato un'altra crema corpo, questa qui di Perlier all'Iris Blu, anche questa mi è piaciuta abbastanza, devo dire, la profumazione non mi fa impazzire, diciamo che le profumazioni che sanno di Iris mi sanno un po' da vecchia, però ecco, me l'hanno regalato, quindi comunque molto gradito. Una buona crema idratante, ci metteva un po' di più ad assorbirsi rispetto a quella di Rituals, però anche in questo caso lasciava la pelle ben idratata e abbastanza vellutata. Ho terminato quest'altro profumino qui, questa volta è un formato da viaggio, è un 7.4 ml di Hugo Boss. Questo si chiama The Scent, credo di averlo pronunciato giusto, da donna, ed è fatto così, quindi allo spray così, lo trovo molto comodo
appunto da viaggio, da borsetta, da portarsi dietro. Questo qui ha un profumo buono, dolce, floreale, un po' caramellato, non mi fa impazzire, devo essere sincera, questo qui anche era stato un regalo, però insomma, buono, non è tra i miei preferiti però. Ho terminato un'altra confezione di questo correttore in pot di NARS, fatto così, e si chiama Soft Matte Complete Concealer nella colorazione vanilla, quindi Light 2, e sto già utilizzando la confezione nuova che ho ricomprato. È il mio correttore da imperfezioni preferito, super levigante, super super coprente, vi copre la qualsiasi e vi dura tantissimo, perché appunto essendo così tanto pigmentato vi basta veramente pochissimo prodotto per andare a coprire l'imperfezione, il brufoletto o la zona di rossori. Ha tra l'altro una durata pazzesca. Sempre della linea di Perlier di prima, ho terminato sempre alla profumazione Iris Blu anche la crema mani, e questa qui era sempre, era praticamente un set regalo con bagnoschiuma, crema corpo e crema mani, e questa però non mi è piaciuta. Insomma, io per le creme mani sono un po' difficile perché ho le mani che si screpolano molto facilmente, e questa non mi è piaciuta perché me le andava a idratare soltanto sul momento, ma dopo tipo mezz'oretta che l'avevo applicata ero di nuovo punto a capo. Quindi ecco, buona la profumazione, abbastanza delicata e floreale, però no, c'è di meglio. Tra l'altro ho provato a fare le unghie colorate, questa sorta di rouge noir, e fatemi sapere se vi piacciono, perché magari si vede meglio con un prodotto dietro a contrasto. La mia sensazione è quella di mano un pochino più cicciotta, un po' più tozza rispetto al colore nude chiaro che sono solita utilizzare, però era per cambiare un pochino, sempre un semipermanente. Però ecco, ho voluto provare questo colore, fatemi sapere se vi piace, se secondo voi mi sta bene, e appunto fatemi sapere cosa ne pensate anche qui sotto nei commenti. Ho terminato anche un'altra matita di Benefit, sempre Precisely My Brow Pencil, stessa colorazione, vi faccio vedere quella di prima, ecco, sono due uguali terminate, quindi di questo prodotto vi ho già parlato prima. Il prossimo prodotto non è un vero e proprio terminato, perché c'è ancora un fondino, ma era un prodotto che praticamente avevo aperto anni fa, tra l'altro per una collaborazione, ed è di Glam Glow. Questa qui è la Glow Starter Mega Illuminating Moisturizing Hydrating Cream, e è appunto una crema idratante con questa leggera colorazione e diverse perlescenze all'interno, molto carino l'effetto sulla pelle. Profumo dolcissimo, veramente tanto tanto dolce. Anche in questo caso facevo fatica ad utilizzarla, nonostante mi piacesse molto l'effetto, proprio per il profumo troppo invadente, troppo forte. Sostanzialmente buono il prodotto, ma non la ricomprerei. In realtà poi tra l'altro mi trovo meglio ad utilizzare prima una crema idratante normale e piuttosto un primer luminoso dopo. Ho terminato di Lush questo bagnoschiuma buonissimo, sempre alla rosa, come vi ho detto adoro i bagnoschiuma alla rosa, e si chiama Rose Gem. Mi è durato tantissimo, è un bagnoschiuma concentrato alla rosa e ha un profumo divino, veramente buonissimo. Se amate la rosa dovete assolutamente provarlo, ed è un 100 grammi, ma mi è durato tantissimo perché di questo prodotto ne basta veramente un'unghia, e fa un sacco di schiuma tra l'altro se massaggiato bene, e vabbè, top. Ho terminato questa confezione di Glow Tonic di Pixi Beauty con il 5% di acido glicolico. È un tonico esfoliante di cui vi ho ampiamente parlato, penso, in tutti i video sui prodotti terminati del periodo e probabilmente anche in qualche video sui prodotti preferiti. Mi piace molto, è un tonico esfoliante ma molto delicato, da utilizzare la sera con un dischetto di cotone oppure anche applicato con le mani. Attenzione alle pelli sensibili, basta pochissimo prodotto. Sempre di Pixi ho terminato anche questa versione più piccola del tonico al latte, si chiama appunto Milky Tonic, con olio di jojoba, no, latte di jojoba e qualcos'altro che non so tradurre, avena,
ok, avena. Era un tonico un po' lattiginoso, appunto, un po' biancastro, idratante, mi è piaciuto parecchio questo. Lo applicavo con le mani mattino e sera, tamponato sul viso, effetto molto fresco e piacevole da applicare, nulla di rivoluzionario però. Non ci posso credere, ragazzi, matita numero 3 di Benefit. Cioè, io me le mangio queste matite. Poi ho terminato un mascara di Paula P, questo è il Be Sexy Mascara Waterproof però, e difatti era una formulazione un pochino più secchina rispetto alla versione classica. Mi è piaciuto parecchio, è un mascara che volumizza bene, lo utilizzavo soltanto per la parte inferiore, però devo essere sincera, perché appunto i mascara waterproof cerco di non utilizzarli mai su tutte le ciglia, perché tendenzialmente rovinano di più le ciglia, essendo anche più difficili da struccare. Ma per quanto riguarda le ciglia inferiori utilizzo solo waterproof, perché avendo le ciglia piuttosto lunghe sennò mi si stampano subito sotto e non vogliamo assolutamente questo effetto. Ottimo mascara waterproof. Poi non ho propriamente terminato, ma piuttosto diciamo che butto via praticamente tutti i rossetti di Puro Bio che ho, perché ho ricontrollato appunto i rossetti che avevo e questi di Puro Bio hanno fatto questa strana patina, tutti praticamente, che sembra quasi ammuffito, e non mi fido ad utilizzarli sulle labbra. Inoltre il packaging sta perdendo colla, non so se lo vedete, è comunque molto fastidioso, probabilmente ce li ho da troppo tempo, li butto definitivamente via e ne ho diversi, perché sono 6 rossetti appunto di Puro Bio, ma tra l'altro mi sto impiastricciando tutte le mani. Peccato perché sono molto validi, però appunto hanno, essendo bio, hanno una durata limitata e mi dispiace ma li devo buttare. Ho terminato questa crema mani favolosa di Kiehl's, questa si chiama Ultimate Strength Hand Solve, spero di averlo pronunciato giusto, e come vedete l'ho spremuta finché sono riuscita. È una crema mani validissima, leggermente caro il prezzo, infatti io adesso l'ho sostituita con una crema più low cost che ho trovato tra l'altro in farmacia e con cui mi trovo molto bene, e l'effetto praticamente è lo stesso quello che ottengo. È una crema mani super idratante, molto ricca, peccato appunto per il prezzo un pochino costoso, ma se avete la possibilità provatela. Ho fatto questo impacco in tessuto di Giada Cosmetics, praticamente una maschera da applicare su capelli asciutti, e poi bisogna mettere questa cuffia barra turbante per fare un effetto calore. Vi dico la verità, penso di essere stata una delle poche a cui non è piaciuta particolarmente questa maschera, a parte che non amo particolarmente in linea generale le maschere per capelli da fare pre-shampoo, preferisco molto di più quelle da fare dopo lo shampoo. E questa qui era con moringa e ENE neutro, effetto termovapore con anche acido ialuronico, e appunto bisognava stenderla sui capelli, mettere la cuffia, tenerla in posa 15 minuti e poi andare a risciacquare. Non ho notato sostanzialmente nulla di particolare appunto sui miei capelli, che sono sottili, tendenzialmente crespi, e hanno bisogno veramente di qualcosa di corposo e super disciplinante, e appunto con questa non ho notato nulla di particolare. Ho terminato un'altra crema viso, questa qui in realtà la utilizzavo però come crema notte, e questa è sempre di Origins, questa volta totalmente finita perché il profumo mi piaceva, e si chiama 3-Part Harmony Soft Cream for Renewal, Repair and Radiance. Quindi per il rinnovamento cellulare, riparare la pelle e illuminare la pelle. Questa mi è piaciuta parecchio, la usavo appunto come crema notte perché era piuttosto ricca, densa e corposa e andava bene a idratare la pelle. Non la ricompro semplicemente perché ci sono delle creme che mi stanno piacendo molto di più. Ho terminato uno dei miei fondotinta preferiti di sempre ed è di Bourjois, si chiama Healthy Mix. Questa è la colorazione N51. Ed è un fondotinta molto leggero, effetto seconda pelle, tra l'altro low cost perché costa intorno ai 15 euro, e Bourjois lo trovate da Tigotà se non sbaglio, o altrimenti c'è anche su Amazon questo, visto.
E qui sulla confezione leggo fondotinta antifatica, durata fino a 16 ore e a me personalmente dura molto. Allora, per quanto riguarda l'antifatica, quello che vi dico io è che ha sensazione sulla pelle quando lo andate a stendere sul viso, la sensazione è molto piacevole perché rimane molto fresco, come se proprio andaste ad applicare quasi una sorta di crema fresca, e l'effetto è molto naturale, non copre moltissimo ma uniforma bene l'incarnato. Però se avete diverse imperfezioni forse non fa per voi. Se avete una pelle pressoché normale, quasi perfetta, ve lo straconsiglio perché in 3 secondi si stende e siete a posto. Ho terminato un'altra crema mani e questa volta però è una crema di Yves Rocher in formato piccolino. È un 30 ml che mi avevano anche in questo caso regalato, forse dell'edizione di Natale dell'anno scorso. La tenevo in borsetta come crema mani di rapido utilizzo, si assorbe molto facilmente, non so neanche se ci sia in collezione permanente, cioè non in collezione, se ci sia nella gamma permanente di Yves Rocher, ma questa qui era appunto un'edizione limitata. Aveva un profumo molto buono, molto delicato, sapeva un po' di pulito, e appunto la tenevo in borsetta come crema mani di rapido utilizzo. Nulla di che, non è particolarmente idratante. Ho terminato questa confezione dello smalto semipermanente che utilizzo di base sempre, è di Nail Studio Professional, si chiama Volume Effect Color and Base, e io ho la colorazione 04 Pink ed è praticamente questo. Ce n'è ancora un fondino proprio, ma ho già la confezione nuova, ed è uno smalto leggermente colorato che potete utilizzare sia da solo o come base per altri semipermanenti. Se volete vedere l'effetto vero e proprio di questo prodotto, trovate un video dedicato al semipermanente fatto in casa, fatto mi sembra durante la primavera, quindi pochi video fa tra virgolette, lo trovate sul canale. È veramente ottimo, io lo trovo da capello point. Ho terminato questa maschera viso, questa è di Papa Recipe ed è la Rose Gold Honey Mask. Questa qui mi piace tantissimo, è una maschera al miele, la versione Rose Gold, perché ce ne sono anche altre, e di queste maschere qui praticamente mi piacciono tutte. Questa qui è la mia preferita perché è quella che trovo che sia più idratante. Mi piace un sacco, ha anche un buonissimo profumo. Poi ho trovato altri due rossettini barra balsami labbra colorati di Puro Bio, che anche in questo caso hanno purtroppo fatto la patina, e butto anche questi. Così come butto purtroppo questi rossetti di Clinique, perché ce li ho veramente da tantissimi anni, proprio troppi anni, e nonostante siano poco utilizzati preferisco buttarli per la mia sicurezza. Bene ragazze, questi erano tutti i prodotti terminati dell'ultimo periodo. Io spero tanto che come al solito questa tipologia di video vi piaccia, vi sia utile. A me personalmente piace molto farlo perché riesco a darvi un'opinione un pochino più completa rispetto alle first impressions o piuttosto a video recensione, perché comunque finendo un prodotto l'opinione rimane molto più completa. Io vi mando un grosso bacio e vi aspetto in un prossimo video.